Ciao a tutti, oggi un nuovo video, un po' più ravvicinato, perché vi volevo fare gli swatch sulle labbra di alcuni prodottini di Harmony Salute struccanti. Ho fatto la skin care domenicale, quindi sono struccatissima e in pigiama, amatemi per così, per come sono. Volevo farvele vedere ben ravvicinato, non li faccio mai così ravvicinati per non spaventare nessuno, però vi volevo fare degli swatch di prodottini secondo me molto validi. Se riesco a trovarli tutti, trovate anche l'altro, questo. Poi ce n'era altro, non mi ricordo, forse no. Comunque vi volevo far vedere innanzitutto questo, che è uno dei più sobri, che è il Lip Rochelle The Balm Liquid, che è un, questo qui è un campioncino, però è un lucida labbra balsamo che idrata le labbra nel. Lo vedete, è abbastanza rosatino, però sulle labbra non ha molto colore. Le mie sono un colore abbastanza neutro. Se fai lo zoom, ok, forse così si vedono meglio. Questo è il lucido labbra. Non fate caso, fate caso solo alle labbra, eccole qua, è molto semplice, molto carino. Poi parliamo di salvietta struccante, vado a toglierlo, ok. Poi passando ai colori un po' più nude, diciamo più nudini, volevo segnalarvi due dei Jumbo Lipstick Matitone Labbra di Astra, che sarebbero questo qui, aspettate, forse Astra ha rifatto due packaging, questo è il numero 24, è un nude rosato molto carino, e questo è Jumbo Lips di Matitone Labbra Astra, non mi ricordo il numero perché si è un po' sfrascellatino. Io li uso semplicemente come rossetti, faccio vedere, zoom un pochino, sono talmente morbidi e idratanti che non ha proprio senso. Cioè, secondo me è come se fossero dei rossetti. Questo è il nude sul marroncino, non lo so solo adesso perché con la luce del sole, con la luce del sole ha dei riflessi, delle cangianze, sono molto morbidi, molto confortevoli e non durano, si fissano sulle labbra e durano tantissimo. Io l'ho usati per qualche serata, durano anche al cibo. Questo era il nude marroncino di Astra, molto carino. Lo vado a togliere, si tolgono facilmente, quindi ve li consiglio. Passiamo a quello rosato,
abbastanza morbidi. Anche questa vedo che con la luce ha delle cangianze, però è più opaco. Non ho lo specchietto, quindi con l'anteprima. Questo dura tantissimo, come l'altro. Sono confortevoli e mi piacciono un sacco. Questo è più matto. E questo è il numero, non si sa, l'altro marroncino era il 24. Questo è, no, marroncino non lo so. Non so quale numero sia perché si è un po' sfracellato. Però questo è il numero 24. È molto bello. Molto carino. E si tolgono semplicemente con una salvietta o uno struccante. Sono molto morbidi. Passiamo. Ok, passiamo ai miei lip paint matte e lacquer di L'Oreal, che io ho fatto una collezione ormai. Sono i miei preferiti. Li ho presi più o meno, uno nude molto marroncino, uno nude color top, un marrone, un viola molto scuro e un rosso, per non avere tipo 8 nude, perché ho visto i nuovi Le Chocolat su un video di Giulia Bencic, che la saluto e la ringrazio. Nel suo video li ha testati, non gli sono piaciuti e quindi non mi ha invogliata a comprarli, quindi continuerò a comprare questi. Infatti faccio vedere il primo che provo, è il Lip Paint Matte numero 210 Dead Lips, labbra morte, che carino. L'applicatore è fatto così e lo andiamo a mettere molto, perché è un marroncino nude semplicissimo per tutti i giorni. Queste vanno spesso in sconto sia da iPreShop che da Tigotà, però le trovate anche su Amazon. Io questa qui, o forse questa l'ho presa su Amazon, no, questa qui l'ho presa su Amazon e non riuscivo a trovare nei negozi. Però qui ho un impressore molto molto fornito con una ragazza gentilissima. Questo è il 210 Dead Lips, è il liquid lipstick, quindi è un rossetto liquido. Sono confortevoli, non seccano le labbra, si asciugano in fretta e durano un sacco. Non fanno grumi, non fanno pezzi, non fanno nulla. Molto molto bello. Lo andiamo a levare. Poi, visto che ne ho parlato, andiamo a provare il 212 Nudist Liquid Lipstick, che questo è un rosato grigio che a me piace un sacco. Mi piace moltissimo, poi quando si asciuga ancora meglio, è bellissimo. Così sembra molto scuro, ma quando si asciuga no, è un rosato grigio, sì,
sì, dalla telecamera sembra molto grigio, ma non lo è. È un color taupe, se avete presente il color taupe è quello, il Nudist 212 di L'Oreal Lip Paint Matte. Molto molto bello, mi piace un sacco. Lo vado a sistemare. È troppo bello, c'è niente da fare. Mi piacciono un sacco, infatti ne avevo provato uno e ne ho preso una caterba. Di questi non ne parla praticamente nessuno di YouTube Italia, ma io vorrei che se ne parlasse di più, perché hanno un medio prezzo e sono fantastici. Infatti ho trovato solo review di inglesi e di americane. Si tolgono con una facilità assurda. Voilà. Passiamo al prossimo aiuto. Ok. Che è? Passiamo al rosso. Lip Paint Matte 205 Apocalypse Red. Questo farà un casino senza specchio. Vedete quanto può essere bello? Sto facendo un mezzo disastro. Fate finta di nulla. Senza specchio un po' acciughino. Gli ho fatto il lifting. Vedete? Lo zoom un pochino. È bellissimo. È il rosso, il signor rosso, non c'è niente da fare. Un rosso scuro, un rosso freddo, non caldo. È bellissimo. I denti sembrano più bianchi. È bianco con la busta della Colgate, uguale. Questo era 205 Apocalypse Red Liquid Lipstick della L'Oreal, ovviamente. Togliamo anche questo, anche se mi dispiace, vedete, anche se era rosso non lascia nessun residuo. È fantastico. Passiamo al Lip Paint Matte numero 213 Stripped Brown, che è un colore cioccolato, Liquid Lipstick. Ho detto senza specchio è un po' un dramma, ma non fateci caso. È solo una sbavatura, niente di grave. Questo è il più cioccolatoso, vediamo se riusciamo a
metterlo a posto. Sembra che ho il baffo, no? Anche no. Questo è Stupid Brown, giusto? E c'è un ziccato. Molto cioccolatoso, molto caldo. Diventa una passata più generosa. Questo è Stripper Brown, anche questo fa l'effetto biancante denti, molto molto bello. Questo però lo vedo su un solo tanto mascara e la base molto naturale, questo che spicca, vedete? Spicca un sacco. Andiamo a togliere anche lui. Salviettina non ne può più. Vedete, si tolgono con una facilità disarmante. L'ultimo swatches che volevo farvi vedere è le Paint Matte Lacquer, che è l'effetto un po' il più lucidino, liquidino. Lei si chiama il 110 Dracula Blood Liquid Lipstick Rouge à Lèvres Liquid. Questo è il primo che ho preso e mi piaceva un sacco. Infatti l'ho messa anche in un video. Strani rumori. Che è un casino. Senza specchio. Questo però profuma più degli altri. Gli altri sanno di trucchi che sono naturali. Questo sa proprio, ha un profumo dolciastro. Me ne sono accorta adesso. Però è molto bella. Fatto il danno di nuovo. Ah, senza secchio. Mi prendetelo per uno swatches anche se non è perfettamente applicato. E qui effetto canotto. Proviamo a da quarta, è un casotto, un po' meglio, dai. Questo è Dracula Blood, questo non si asciuga, rimane sempre molto liquido, molto liquidino. Però è veramente bellissimo anche questo effetto sbiancante denti, bellissimo. Dura un sacco anche se è lucido, però è molto molto bello. Lo andiamo a togliere. Senza problemi, sono io che l'ho messo sui denti, sono un genio, aiuto, video pessimo. Ok, aiuto.
Questi erano gli splash, quindi ancora anche pulire dall'ultimo, però direi che le labbra sono rimaste molto idratate. Questi erano i piccoli swatches di prodottini labbra, che purtroppo non sento molto parlarne su YouTube. Volevo che anche voi conosceste questi prodotti. Quindi lasciatemi un like di supporto, un commentino se li avete provati o li vorreste provare, iscrivetevi al canale per supportarmi e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!